Il 57enne campofrancese nuovo parroco della Trasfigurazione, padre Vincenzo Giovino, insediandosi già il 1º luglio in sostituzione di padre Calogero Mantione, trasferito e nominato parroco a Serre di Falco, ha partecipato ieri sera, appunto nella parrocchia della Trasfigurazione, alla liturgia eucaristica presieduta dal vicario foraneo padre Achille Lomanto, con la concelebrazione anche di altri sacerdoti della diocesi. Era prevista la presenza del vescovo Monsignor Mario Russotto per il saluto di benvenuto al nuovo parroco, ma un grave lutto familiare non lo ha reso disponibile. Padre Giovino, architetto, ha lasciato progetti della sua professione per intraprendere un nuovo cammino che ha cambiato la sua vita, la strada del sacerdozio, una vocazione adulta dunque che lo ha visto sacerdote a 46 anni a servizio della comunità di Borgo Petilia. Figlio di Vincenza e Francesco Giovino, nel suo breve intervento, ha ringraziato tutti, i suoi genitori, i sacerdoti, le autorità presenti e quanti sono stati presenti alla cerimonia di insediamento come parroco della Trasfigurazione di Mussomeli. Daniele, conoscevi il nuovo parroco Don Vincenzo Giovino? Sì. Lui ha parlato, ecco, di sacerdoti ragionieri, mi sembra che lui sia architetto. Assolutamente sì, io conosco Vincenzo da molto tempo, parte di Campofranco e poi è il fratello di un mio compare, un testimone di nozze, e quello conosco da molto tempo, prima ancora che fosse sacerdote, fosse ordinato sacerdote, prima ancora che ricevesse la chiamata del nostro Signore in senso della vocazione. Lui era una bellissima persona, l'ho conosciuto prima di diventare sacerdote, lo conosco ora come sacerdote, dalle parole che ha espresso già si vede la sua grande bontà, la sua grande umanità e il suo ministero verrà, sono certo, che verrà amministrato con una grande umanità e una grande devozione al Signore. Ecco, con noi abbiamo il papà di padre Vincenzo. È contento? Certo. E qui abbiamo la mamma. È contenta? Ringraziamo il Signore. Forza sua. Ringraziamo il Signore. La cosa bella. La grazia del Dio. La grazia. E allora pregheremo il Signore che assista, ecco, suo figlio, il nuovo parroco della Trasfigurazione qui a Mussomeli. E allora abbiamo una parrocchiana, Erina Maniscalco. Cosa puoi dire del nuovo parroco? Io il nuovo parroco è da poco che l'ho conosciuto, ma fin dal primo momento è stata una persona squisita, troppo bravo, bravissimo. Abbiamo fatto subito amicizia, si è messo a disposizione della comunità e ci ha detto che dobbiamo lavorare tutti insieme perché noi abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi.
e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, oggi siamo qui radunati in questo tempio, in questa comunità parrocchiale della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello, riunita nel giorno del Signore. Oggi noi siamo qui per fare festa al nuovo parroco Vincenzo Giulino, che viene accolto in questa comunità per guidare, servire e santificare mediante il suo ministero ognuno di voi e tutti coloro che si accosteranno nel celebrare la Santa Messa, l'Eucaristia, i sacramenti, i momenti particolari di pietà. Vogliamo pregare perché il Signore possa garantire, mediante la sua presenza, quella luce particolare che serve ad avvicinare tutti alla fede e di santificare quanti vorranno accogliere il mistero di Cristo. Ti prego salutare questa comunità in nome del Vescovo che oggi non è qui presente, sappiamo tutti, per il dolore che l'ha colpito per la mancanza della sua sorella di giovane età. Pregheremo per lui, preghiamo anche per l'anima della sua sorella e vogliamo anche ringraziare il Signore per chi ha preceduto Don Vincenzo in questo nuovo ora cammino che lui intraprende. Il nostro parroco, lo dico anche il mio parroco perché lui è stato al Carmelo, ecco, il nostro Manchione Calogero, che è stato con noi, ha servito con tanta sapienza, con tanta diligenza, soprattutto con tanta umiltà. Preghiamo per lui perché possa ora continuare in quel cammino che il Signore ha indicato mediante il Vescovo a servire la comunità che è stata creata. Ora vogliamo raccogliere tutte le nostre preghiere. Ci uniamo ovviamente a tutti voi qui presenti e con le gentili autorità civili, militari, al signor Sindaco che è qui presente e a tutti coloro che con grande zelo vogliono oggi onorare il Signore, celebrando in questa domenica la Pasqua, che significa redenzione, che significa gioia, che significa annuncio. E con questo ci uniamo anche al pensiero di questa liturgia che stiamo celebrando mediante la parola, perché il nostro messaggio sia nella semplicità, nella soprattutto essenzialità, perché sia la nostra vita, non da credere, ma credibile per quello che siamo. Ci affidiamo al Signore e chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi, che ho molto peccato con i pensieri e la parola e l'opera e la missione, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la grazia di avere la mia vita, la mia gloria, la mia gloria, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna.
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo e per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto, giustizia camminerà davanti a noi, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche regni, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere l'ode della sua gloria, non che già prima abbiamo sperato in Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in essa creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che è stato promesso, il quale è caparra della nostra verità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entrate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Il pastore che serve al pastore per guidare
nel salto troviamo un tuo bastone e il tuo rincasco mi danno sicurezza, erano due gli strumenti, e poi il bastone che serviva per la difesa e anche per la vita, e il rincasco che, contrariamente a quanto sembrerebbe, era fatto apposta per tirare dai rifiuti eventuali agnellini che andavano fuori posto. E allora, ecco, dovevo portare questo bastone. Poi viene di particolare né pane, né sacca, né denaro. Ovviamente non era loro che portavano in tasca, ma erano delle monetine di rame, più piccole, per creare gli spiccioli secondo il tempo, la cognatura del tempo. E poi, ecco, doveva annunciare il regno di Dio, annunciare la parola di Dio a tutti. Ovviamente la pace. E questa pace doveva essere il dono più bello da parte di Dio, perché si doveva creare tra coloro che ascoltavano il Dio un rapporto di vita nuova, di conversione, di cambiamento. Quello che dicono i padri della Chiesa, ma anche la stessa scrittura, la metà, cambiamento della mentalità, la vita nuova. È una pace che viene annunciata con discrezione, anche con il rischio di essere sfruttata. Coloro che la rifiutano, ecco, ovviamente sono soggetti a guardare uno strano comportamento da parte degli apostoli che vanno via scuotendo la porta della calzata, mentre dove viene ancora, ecco lì rimangono gli apostoli e condividendo di tutto quello che hanno, ma senza girare da casa in casa, appena una casa che poteva ospitare, perché il resto voleva dire moltiplicare sempre di più, il godimento su godimento. È facile, ecco, una missione a volte intrapresa, cadere nella trappola del godimento, degli applausi, degli elogi da parte di tutti. Questo vuol dire Gesù. Il Largo di Poitiers diceva che noi prima avevamo un imperatore che ci perseguitava. Ora siamo nel IV secolo, la Chiesa è libera dalle persecuzioni, abbiamo un imperatore che ci aiuta e nello stesso tempo ci fa carezzare le nostre pance, significa che si sta bene, godiamo tutti. Gesù indica la semplicità, perché la semplicità è l'equivalente della verità. L'annuncio non può essere fatto che nella verità. Ed è questo che noi vogliamo augurare, caro Vincenzo, nel guidare questa nobile e bella comunità, che trovi tu, ecco, come una carta su cui scrivere tutto quello che è nuovo, frutto della grazia di Dio e della tua fantasia. Qui ecco una comunità nuova, per cui ecco quelle che possono essere le attenzioni, i legami con le tradizioni locali, sono, diciamo, ecco, tutte da costruire, da inventare, anche se ovviamente è stato fatto negli anni passati un cammino che ha costituito questa assemblea, questa comunità e questo luogo di cultura. Caro Vincenzo, la nostra vita vuole essere per te una risposta al Signore per quello che tu sei e per quello che rappresenterai per questa comunità. Tu sei il nuovo parroco, già hai fatto una esperienza di parrocchio a Caltanissetta nella chiesa di Borgo Petiglia, sì, grazie, di Borgo Petiglia, e qui troverai una comunità molto ma molto più grande da servire, ma anche da costruire, perché è una comunità nuova, di recente, ecco, costituita, che ha dato l'immagine e un volto a questo territorio, che ha, ecco, ora per te il motivo per poter essere il loro parroco. E te lo dico per esperienza: il parroco diventa il centro di tutta la realtà sociale, religiosa, di tutto,
perché quando nella verità si annuncia il Vangelo e soprattutto quando si esprime la fiducia nell'animo degli altri e quella confidenza tale che è l'indice della santità di Dio, allora tanti verranno a bussare alla tua porta, a chiedere il tuo aiuto, che non sarà solo quello economico, che perché di solito pensiamo solo a questo, ma sarà il conforto spirituale, sarà il conforto della santità che tu potrai trasmettere con la tua stima, la tua fiducia. Il parroco, ovviamente, scusatemi la ripetizione, fa parte ed è il rappresentante di una parrocchia. La parrocchia è la parrocchia, cioè quella vicinanza alle case, alle abitazioni. E tu sarai questo. Il Vangelo dice che Gesù diede potere. Quale potere diede ai apostoli? Sono dei messaggeri, ma il potere, con la parola dice così, exousia in greco, che se vogliamo un po' tentare la etimologia vuol dire portare fuori la sostanza di se stessi, cioè trasmettere quello che si è impegnato. E quel potere ovviamente non è soggettivo, ma ha un richiamo che è il mistero di Cristo, che è il mistero di colui che ama il Padre totalmente. E tu, ecco, in Cristo amerai gli altri come sei amato da lui. Ecco perché, ecco come recita molto bene il testo della preghiera sacerdotale di Gesù, Gesù ama il Padre tanto e così ama i discepoli come è amato dal Padre. Quello è Cagos, vuol dire proprio essere amati nella dimensione di Dio e di amare tutti nella dimensione di Dio. Con noi chiaramente vogliamo, ecco, che la tua missione sia quella di portare a tutti il vero oggi significato della fede, con i tempi che noi incontriamo, le varie contraddizioni della vita. Ecco, c'è bisogno di chiarire il discorso della fede perché non sia, ecco, dubbia in coloro che ti seguiranno e che saranno dietro le tue orme alla ricerca di Dio. Una fede che va al di là della superstizione, che va al di là di ogni fanatismo, la fede che va al di là del campanilismo, che rischio ci potrebbe essere, ma una fede che dinanzi a Dio e dono, è dono che si percepisce mediante i tuoi gesti e soprattutto l'insegnamento che darà a questi fedeli con la tua vita. Non mancheranno le occasioni per confrontarsi con la parola di Dio. Noi dai programmi pastorali che abbiamo, ecco, nella diocesi ci confrontiamo con la parola di Dio, la messa divina, con la celebrazione della Santa Messa e altre liturgie che sono anche abbastanza ricche, vedrai piano piano, ecco, quando diventa ricca l'espressione di questa comunità nell'ambito di tutta la comunità musulmana. Si tratta, ecco, di poter valorizzare bene tutte le circostanze perché tutti abbiano ad assaporare la fede e soprattutto a trasmettere. La gioia di un parroco qual è? Quella di vedere i suoi figli, tutti coloro, i presenti nella comunità, legati a lui, soprattutto nella vera conversione. Ma perché questo avvenga, il sacerdote deve essere prima di tutto, oltre che l'annunciatore della parola, il maestro della parola, uno capace di dottrina, un uomo di preghiera. Credo che tanti si convertiranno di più di una predica, quando ti vedranno inginocchiato qui dinanzi al sacramento. Perché vedranno e diranno davvero, questo sacerdote ci crede, questo sacerdote sa pregare, questo sacerdote sa invocare. E allora non
non basteranno le parole, ma bastano semplicemente gli occhi che si incrociano per fare capire quanto si ama Dio e come si possono amare gli altri o il prossimo. Tu vieni da una esperienza che già sei stato guida nelle suore francescane. Credo che in quel luogo tanti motivi ti hanno dato la possibilità di incontrare la spiritualità di San Francesco. A me rimangono sempre scolpite nel cuore e nella mente le parole che Ortolani mise nelle musiche del fratello Sole e Sorella Luna quando scrisse il famoso Ogni uomo semplice. Porta con sé un dono. Ma che cos'è che porta nel dono? Porta la capacità di costruire una pietra dopo l'altra in alto a livello. Sono cose semplici, però le cose semplici sono le più belle, sono quelle che realizzerai. Ma quindi troverai anche in un confronto una realtà molto bella, la devozione a Santa Teresa d'Avila, che il nostro bene amato padre Diego di Vincenzo volle inizialmente che fosse proprio motivo della celebrazione o dell'intitolazione di questa chiesa, Santa Teresa d'Avila. Ecco, lei che scoprirà la preghiera e la contemplazione. Ricordati bene che il senso più autentico per dire grazie a Dio è l'essere immersi nel silenzio adorante verso Dio, dove Lui ci parla e noi lo ascoltiamo. Sono le parole semplici del curato d'Ars quando risponde ad una vecchietta: cosa fa il padre curato dinanzi al Santissimo Sacramento? E lui risponde candidamente: io guardo lui e lui guarda me. Però questo non ti escluderà di uscire dalle porte di questa chiesa, perché ecco, oggi il tema della chiesa in uscita è molto caro al nostro Papa Francesco, di uscire, di incontrare le persone, di andare nelle varie case. È la cosa più bella, sai, quando le anime, le persone incontrano il sacerdote e si convivono insieme. Non ti preoccupare di qualche resistenza, ma sai bene che prima o poi tutti verranno condotti a lui. Tutti possono capire in te qual è il significato del pastore. Del pastore che guida, che sa incontrare tutti. Incontrerai i bambini, ed è l'augurio che ti faccio, quello di riempire la chiesa di tanti bambini, che poi fate figli, perché altrimenti i bambini non ce ne sono. Ecco, riempire, perché con i bambini si raggiungono i grandi. Se tu un giorno, perché sei amante, ecco, di qualche spettacolo, e sicuramente ti eserciterai con qualche recita o altre manifestazioni canone, e vorrai fare uno spettacolo, comincia con i bambini, verrai a riempire la chiesa. Se cominci con i grandi, verranno, se i temi sono seri abbastanza. Ma i bambini raccolgono sempre di più, e a chi ti ascolterà sono vivaci, ma nella loro vivacità esprimono la bellezza, la creatività e il senso del futuro. Incontra anche i giovani, è molto importante, soprattutto nella realtà musulmanese, ecco, andare a riprendere tanti giovani. Ecco, io ti dico la mia esperienza, per incontrare, a volte fare gli incontri, la mattina presto mi alzo, quando abbiamo degli incontri particolari, mi vado a mettere il turno per consegnare, ecco, prima che partano per la scuola, l'invito per l'incontro. Qui non c'è il problema del pullman, però ci sono le scuole. Là davanti si può fare tutto quello che si vuole, e se qualche volta a gamba tesa si entra nelle scuole, non fa mica male. Poi ci siamo abituati a qualche momento celebrativo di qualche anno fa. Ecco, dobbiamo anche sapere trovare in questi bacini l'incontro con i più giovani, con quelli che si aprono al futuro, perché la loro vita non sia confusa dalle ideologie o da una cultura che purtroppo sempre si va dominando nell'essere aconfessionale, critica e a volte anticlerica. Certamente non mancano a volte motivi di scandalo che possono magari compromettere la fede
genuina di alcuni, ma sai bene, ecco, che il confronto è il saper pescare nel nome di Gesù, è la cosa più bella. Avevano faticato tutta la notte gli apostoli dopo la risurrezione, non avevano pescato niente, e Gesù dice di pescare gettando la rete dalla parte destra della mano. La destra indica sempre la potenza di Dio, e pescare tanti e tanti pesci. Così si aperta il senso più genuino dell'Ico con gli altri. Non dimenticarti gli adulti, che sono quelli che ti sosterranno sicuramente nelle varie attività, nel piano pastorale, nel consiglio pastorale, nel consiglio degli affari economici, perché quello è il mistero della fede, che è un altro mistero. Ma ti dico che sai, quando si sanno fare conti si è sereni, ma sereni al massimo, perché hai la gioia di saper, ecco, condividere con gli altri nella verità tutto quello che non è tu. Perché quello che abbiamo, ecco, è per essere amministrato per gli altri, ecco, per gli altri. Per cui, ecco, ritorniamo alla semplicità del Vangelo, ecco, non portare nulla, ecco, che è un bastone, ecco, né pane né sacco, ma né tuniche, la semplicità. La gente guarderà questo. Non giustifichiamo le nostre accezzature, perché a volte siamo dei disagi. Viviamo e come vivono gli altri. Perché in questo gli altri crederanno sempre di più. Incontrate gli anziani. Gli anziani sono la ricchezza della nostra vita spirituale. Perché loro sono uniti alla sofferenza di Cristo, e la loro preghiera è esultante, ma anche gradita a Dio, che viene ascoltato. Viene ascoltato. Questo ascolto sarà il motivo perché tu ti possa sentire gratificato. C'è qualcuno che prega, che sa condividere con te. Ecco, la gratitudine più bella nei confronti di un ammalato che ti chiede la sua benedizione sarà: preghi per me. Sia vicino a me in questi momenti, perché io possa annunciare il Vangelo con tutta la verità. E poi, ecco, diciamo, una unione particolare, un senso devoto particolare, rivolto alla Vergine Santissima. Perché è lei quella che sa giustare e manovrare anche il senso benevolo della volontà di Dio. Alle nozze di Cana Gesù aveva detto a Maria: donna, che ho da fare con te, non è ancora giunta l'ora. Però non sappiamo dietro le quinte cosa ha detto Maria a Gesù. Ecco, questo rimane un po' ci fa giurire e sorridere, perché a un certo punto lei dice a quei servi: fate quello che egli vi dirà. E allora la Vergine Santissima è tanto potente, sarà la mamma che ti guiderà, la mamma che darà il senso vero di quella che è il tuo ministero, di dono, di partecipazione. Tante volte citato una celeberrima frase di San Giovanni Crisostomo, che potrà aiutarti in questo ad essere il parroco che guida con gli occhi di Dio, con Gesù, la comunità e con l'affetto di Maria. Chi sono i sacerdoti? Chi è il parroco? Colui che cammina sulla terra e amministra le cose del cielo. Amministrerà le cose del cielo guardando con sincerità e verità il ministero che ti è stato affidato, e soprattutto la gioia di essere parroco in questa realtà che il Signore ti ha voluto proprio donare per volontà del Vescovo. E essendo in questa chiesa, ecco, proprio che richiama la venerazione della Santa Teresa d'Avila, non mi resta che augurarvi con le parole proprio del suo segnalibro, perché era questo il segnalibro che aveva Santa Teresa nel suo libretto in quella chiesa di San Giuseppe ad Avila, dove cominciò
nel 1576 la riforma carmelitana. Dice questo: niente di turbi, niente di spaventi, chi ha Dio, niente di manca, niente di turbi, niente di spaventi, solo di Dio. Credo in un solo Dio, Padre, Amore, consegnare la sua vita a Cristo buon pastore per il bene del suo popolo, preghiamo. Per quelli che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, perché il Signore dia loro lo spirito del buon samaritano e la perseveranza dei veri servi del suo regno, preghiamo. Per tutti i credenti in Cristo, perché in ogni atteggiamento si aprano al dialogo fraterno con le persone che incontrano nel loro cammino, preghiamo. Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché impariamo a perdonare per essere perdonati e per diventare costruttori di riconciliazione e di pace, preghiamo. O Madre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore per Cristo nostro Signore. Per i grandi doni del tuo amore,
in Cristo tuo Figlio presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con la bella benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge e fa che la comunità parrocchiale della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello cresca e si edifichi in Tempio Santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, e vive regna nei secoli dei secoli. Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale
per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua divinità e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nel inno di lode. Della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa, San Benedetto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, tuo Cristo, re in Cristo, a te, mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E adesso è il momento di invocare il Padre come ci ha insegnato Gesù. Voglio unirmi alle intenzioni del Vescovo. Alla preghiera del Padre Nostro si ricorda sempre di invocare il Padre in maniera particolare per le future generazioni che devono essere a servizio del ministero di Cristo. Preghiamo per le vocazioni sacerdotali. Questo è un impegno di tutti, perché la messa è molta, ma gli operai sono pochi. E preghiamo allora l'autore della messa, perché comandi operai per la messa, per guidare le comunità cristiane, il popolo di Dio. O con questa fiducia allora ci rivolgiamo al Padre, sentendoci in questo luogo della trasfigurazione, trasfigurati nell'amore di Cristo e invocando degnamente quell'amore che è misericordia, pace, gioia per tutti noi. Padre nostro, che sei in te, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tua ma liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate i vostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo scagliate il dono della pace.
sarà distribuita all'arciprete di Serafalco e da padre Vincenzo. Chi deve fare la comunione per stare in piedi, gli altri potete sedere.
Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la comunione a questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita l'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Mi piaceva questo modo di recitare. Oh,
visto con lui ed era aggiunto un po' a tavola e l'ho visto a sedere. Ringrazio Alessandro, che è mio compagno anche di cammino, perché facciamo insieme un cammino che è quello francescano. Affido la mia vita sempre a Francesco e Chiara. Ora imparerò a vedere una amica pure che mi sostiene, Santa Teresa d'Avila. Ho pensato a quelle parole che hai detto tu fin dall'inizio, da quando ho messo piede in questa parrocchia, sentivo forte questa frase: nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Quindi grazie a Alessandro, grazie a Padre Rino, perché sto facendo tutti i nomi perché me li voglio fare conoscere. Intanto Alessandro è un diavolo come Pienzo. E Alessandro è un poliziotto che vive in una realtà familiare, ha una moglie Elena, che in mezzo a voi e tre figli. E questa è grazia di Dio per la pura cura. Ha chiamato Pierenzo e Alessandro non solo a formarsi una famiglia, ma a fare famiglia con noi, a darci la guida, a spezzarci la parola, a mettersi al servizio nostro. Che bella questa cosa. Il diavolo permanente, secondo me, è una figura importantissima per la Chiesa. Quindi sono contento che loro due stasera hanno arricchito ancora di più questa nostra celebrazione. Ringrazio Padre Rino. Padre Rino per me è un fratello, è un amico. Con lui ho condiviso tutti gli anni di seminario, gli anni di sacerdozio, perché noi abbiamo abitato insieme. Non soltanto in seminario, ma anche nella casa dove il vescovo ci ha mandati, nella casa del clero. E lui è una figura straordinaria, è il parroco di San Pietro. La chiesa di San Pietro si trova a Trieste ed è una parrocchia veramente bella, grande. E lui la guida con grande fede, con grande capacità. Io dico sempre, ogni volta che lui arrivava a casa ci confrontava. Ora voi immaginate, io parroco di Corpo Vedinia, una piccola parrocchia di periferia, lui parroco di una parrocchia grandissima, ma mettevamo tutte insieme. Un'esperienza che io non so se il Signore mi darà ancora la possibilità di viverla, ma intanto quell'esperienza con lui mi ha formato. Se io sono questo oggi, vuol dire che è anche grazie a lui e grazie al Signore che ci permette di confrontarci sempre. Ringrazio, lo lascio per ultimo, Massimo, ringrazio Padre Francesco, anche con lui ho condiviso degli anni di seminario e lui diventava un esempio per me. Sapete perché? Perché lui era una vocazione adulto, era ragioniere. Lo chiamavamo così in seminario, ma anche ora lo chiamiamo così quando parliamo tra di noi. E lui mi dava sempre l'esempio, la testimonianza, e io andavo avanti pensando che allora forse il Signore non si era sbagliato su di me, che mi ha chiamato grande, o meglio, mi ha chiamato dall'eternità, ma io l'ho sentito irritato, sta chiamando. Lui mi dava la possibilità di verificare la mia vocazione. Poi lo vedevo così gioviale, così semplice, e mi innamoravo sempre di più del ministero, di questo cammino. Quindi grazie a Francesco. Ringrazio Padre Massimo Guarino. Padre Massimo è mio cugino, è figlio del fratello di mia madre, quindi significa che il Signore ha fatto una doppia grazia alla nostra famiglia. Io stasera sono contento che lui è venuto. Io non volevo costringere nessuno a venire, però desideravo che qualcuno venisse. E loro mi hanno accompagnato e mi hanno accontentato. Quindi lui è, che potrei dire su di lui? Sarei di parte sicuramente, però voglio essere di parte. Lui è un bravo sacerdote e lui giovane sacerdote. Svolge il suo ministero a Santa Caterina. A Mussolini lo conoscono tanti, più di quanti conoscono me, perché io sono.
sono nuovo per il sommelier, ma mi impegnerò perché ha studiato a Mussolini, quindi ha tanti amici, già tanti compagni, quindi grazie, grazie per essere venuto. Non voglio fare una lista mettendo i più importanti davanti, quelli nuovi, se no altrimenti non credo a queste cose. Voglio ringraziare le autorità, avete fatto diventare questa celebrazione solenne, però io vi ringrazio perché già con voi è nato un rapporto di amicizia, secondo me. Quindi stasera perché sono contento? Perché non è una cosa formale, io non sto facendo qualcosa di diplomatico, io vi sto ringraziando con cuore perché già l'ho fatto prima e a solo vederlo io sono sicuro che tra di noi ormai c'è un'intesa. L'amicizia nasce così. Il campanello d'allarme è il cuore, la mente, quindi io vi ringrazio. Sono sicuro che avrò bisogno sicuramente io di voi, ma se potrò servire a qualcosa, sappiate che io sono a disposizione. Io vi potrò parlare del Signore, per quello che so. A parte veramente lo scherzo, io vorrei mettervi a disposizione vostra anche di tutta la comunità, e questo è il mio compito. Io non sono venuto per me stesso, io sono venuto per voi. Il Signore mi insegnerà a compiere la sua volontà entrando in punta di piedi nella vostra vita, nelle vostre famiglie, nei vostri problemi, e nelle vostre difficoltà, ma anche nelle vostre gioie. Padre Achille ha tracciato il quadro perfetto di un sacerdote, mentre lui parlava dicevo: Signore, fa che io possa essere così, possa imparare ad essere così. E quindi il desiderio c'è. Voglio ringraziare la mia famiglia, che oggi c'è la mia famiglia, c'è mio padre, mia madre, mio fratello, mia cognata e miei nipoti. E poi ci sono anche i miei zii, i miei cugini. Sono venuti da Campo Franco e io li ringrazio perché, sapete, io non sono abituato ad averli presenti, perché io sono stato a Caltanissetta e considerato luogo lontano da Campo Franco, e quindi nelle mie cose loro non ci sono mai stati, tranne nel momento che sono nelle cose proprio principali, l'ordinazione diaconale, l'ordinazione sacerdotale, ma poi in tutte le altre occasioni era difficile avere, quindi a Mussolini gli viene più facile, quindi sono contento che sono qua. E ci sono gli amici di Caltanissetta, gli amici della mia parrocchia, gli amici del santuario, e alcuni di loro sono venuti, e allora io voglio assicurare sempre il mio affetto, la mia amicizia sincera. Voglio assicurare loro la mia preghiera. Sono i miei, non li voglio chiamare ex parrocchiani, ma sono i miei amici di Caltanissetta. Ci sono, loro hanno paura che io dimentichi le suore, ma le suore non le posso dimenticare perché sono le suore francescane che ormai sono incise nel mio cuore. Quindi mi suggerisco le suore, le ringrazio perché con loro io ho iniziato una formazione, con loro io ho avuto la possibilità di conoscere Francesco e Chiara, e di conseguenza ho intrapreso un cammino, quello di cui parlavo poco fa, e mi sono consacrato, sono diventato terziario francescano, quindi il rapporto non potrà finire mai, tanto che può sembrare una coincidenza, ma io ho messo piede a Mussolini e sono subito andato a celebrare la mattina presso da loro perché sto sostituendo padre Buzzeo. E ora, non per ultimo, non so se ho dimenticato qualcuno, ma ora voglio ringraziare voi di Mussolini. Ho visto che c'è qualcuno in sudiera, pure Giovanni. Ringrazio quelli di Mussolini, voi che siete del luogo, soprattutto.
solo quelli che fanno parte di questa parrocchia, impareremo a conoscerci. Che cosa possiamo dire? Che cosa potrei dire? Se io fossi un politico, mi prometterei anche dei posti di lavoro, mi prometterei un futuro migliore, ma io non sono politico. Che cosa vi posso promettere? Io vi posso dire che ho il desiderio di incontrarvi sicuramente, ho il desiderio di crescere con voi, ho il desiderio di lasciarmi formare ancora dal Signore, ma non da solo, insieme a voi. E vi assicuro che il Signore questa grazia me l'ha fatta sperimentare con gli amici di prima. E la cosa più bella, sapete qual è? Ed è quella che mi dà forza. Io sono, ho lasciato Caltanissetta con un po' di sofferenza, il mio cuore era finito, però sapevo che il Signore l'avrebbe guarito e credevo di potervi dire stasera: imparerò ad amarvi. Ma io non vi dico imparerò ad amarvi, perché io vi amo già dal primo istante in cui ho messo piede in questa parrocchia. Non c'era nessuno, c'eravamo solo io e i banchi vuoti, ma lì il Signore mi ha presentato quel giorno la comunità di Mussolini, della Trasfigurazione e tutta la comunità di Mussolini. E io credo che mi sono innamorato di questa comunità. Certo, il cuore rimaneva ferito, però so che a poco a poco il Signore lo guarisce. Perché so che noi dobbiamo imparare ad amare come ama Dio, se no altrimenti rimarremo sempre limitati. Io oggi avrei paura di pensare che siccome ho amato la mia comunità di Porto Venivia, del Signore della città, che ora sono a Mussolini, quindi ora ci sono altri che devono prendere il posto e il loro posto e devono fare spazio nel mio cuore. Non funziona così. Io amo tutti e mi sento a me. E io amerò la nuova comunità con un amore nuovo, ma continuerò ad amare gli amici di prima sempre con un amore nuovo, con un amore che è l'amore di Dio, che è in famiglia, che non fa una classe, una classifica, che mette uno al primo posto, l'altro al secondo posto. E poi quando si riempie qualcuno deve andare via, non deve andare via nessuno, perché c'è spazio per quindi io vi chiedo perdono fin da ora se sbaglierò in qualcosa, ma voi dovete essere pazienti, dovete essere clementi, io vi assicuro che lo sarò con voi, però chiedo al Signore la grazia di farmi entrare sempre più e sempre meglio in sintonia con il mio cuore, perché questo è il mio unico interesse. Quindi, grazie. Che in tenera età è nato al cielo.
oggi avrebbe compiuto gli anni. E voglio anche ricordare la sorella del vescovo. Io sono molto dispiaciuto per questo lutto che ha colpito il vescovo, anche perché io sono stato amico di Silvia, l'ho conosciuta, conosco la famiglia, sono stato tante volte a casa sua e vi assicuro che è stata una bella presenza, una bella donna, proprio una donna gioviale, una donna anche con la battuta pronta, una donna che era disponibile nelle difficoltà degli altri. Quindi mi sembra giusto anche ricordarlo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in pace. Amen.